Quindi adesso ci facciamo questo triplo estratto di camomilla, così poi siamo belli rilassati e possiamo parlare tranquillamente, perché anche quando diciamo le cose magari condivisibilissime, se le diciamo dicendo le parolacce con la faccia brutta e gridando, allora poi passi da la ragione al torto. Allora adesso ti fai queste 65 camomille concentrate, così sei bello rilassato e affronti la cosa serenamente e hai un dialogo poi costruttivo. Se fai una critica è costruttiva, non è sempre hating. Ma poi pensano che noi odiamo, e invece no. Quello che non capisco è, ma perché la gente non capisce che io do una mia opinione come se fossi semplicemente con un mio amico su un divano? Non so, perché sono stronzi. Ma che bello il cucchiaino che sembra una katana della tazza di vino. Bello, proprio bello. Non riesco a rimettere lì. Do una sozzata e poi iniziamo? Sì, cos'è che dai? Una sozzata. Sozzata. Ho capito. Come state? Della me. Devi stare tranquillo. Guarda il ninja, è quieto. Felice regresso, amici cari e follower del cari canale. Follower del canale. Oggi in questa versione very 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 relaxed, sì, e very 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 quiet, sì, daremo la nostra personalissima opinione, che non vuol dire che è la realtà assoluta e non vuol dire che noi vogliamo odiare qualcuno. Bravo. Ma semplicemente anche così, molto sopra le righe, per scherzare e prenderci quel po' di confidenza con l'artista, che non dovremmo, però sai, siamo degli sbarazzini irriverenti e cercheremo di fare divertire il nostro, la nostra utenza e il nostro pubblico. Iniziamo subito, visto che Trap siamo phone, tranquilli e diventiamo abbastanza family e friendly e soprattutto veloci. E soprattutto saremo molto veloci. Un due pechegno Trap Phone Capo Plaza, la prima canzone che apre l'entrata del nuovo album. Però la spadina qua quando bevi dà fastidio. Le spadine danno fastidio a volte. Io non voglio fare nomi, ma perché comunque però danno fastidio. Un due pechegno Trap Phone featuring Capo Plaza. Vai. Oh, che bellissima veduta. Una bellissima veduta di una città. Che potrebbe essere una città senza casa. Pacco in marcia a piedi sgambi. Tutto sgambi. La fila. Sono con 40 ladri di babà. Se ti sento, mi chiamano gli amici. Oh shit, ora sono dentro. Se bici di Marco Carola. Lei mi dice hola. Non mi dice uno sbarbo con il Motorola. Spacco in Italia, faccio più a cuore. Quello che sembra Madonna, ti puoi accusare. E mi dimentusa. E frate di piranha, non confondermi con quanto scemi. Ma non raccellulare sgambi. Eccolo. Ciao, Plaza. Sì. Per qualunque cosa. Oddio, mi ricorda un'aria vecchia. Quel ferro da mano sto trappando con rifaccio, ok, okay. A Salerno, a Milano. Marcella, vieni con me stasera. Chiama sul trap, chiama la sera. Ora mia madre compra. Anche io vorrei avere le scarpe nuove, una tipa diversa da ieri. Tu hai fatto più cose di quelle che non ce ne mangiano in sola. Sì, questa è, siamo di più, sì, di più. Tu chiamami sul trap phone. Non mi ricordo questa canzone. Sì? Chiamami sul trap phone. Quanto dura, scusa? Almeno 5 mi sembravano. Guardalo Charlie. Charlie che adesso fa anche una bellissima trasmissione trap così, spari, su spari più persone. In pratica vogliono andare contro Wad. Sì. E per andare contro Wad, visto che 105 non aveva una trasmissione trap, hanno chiamato Moco. Poverino. Moco, un ragazzo che faceva la cosa. Amico anche di Teo, sono belle queste relazioni. Ah, Rizzo. Sì, appunto, un amico Charlie. Ah, benissimo. Leggiamo il testo. Davvero? Sì, no, bevi un po' perché ti stai alterando. No, io non voglio. Io ti sento alterato e critico. Invece, se tu hai da fare delle critiche con i dovuti modi, perché la gente deve capire che le critiche devono essere solo costruttive. Aspiranti malandrini, cercasi. Meno male che non è vera sta catena, perché non sai cosa ci puoi fare con quel cucchiaino dopo aver sentito. No, è di ceramica. Beh, proprio di. Beh, ceramica lusso. Comunque. Davvero lo devi leggere. Proviamoci. Allora, il ritornello è tutto di sgamo. Parliamo un attimo prima di tutto a livello tecnico della canzone. A livello tecnico, qui ha spaccato. La base
è trap, non mi piace, però è carina, ci stanno bene. Anche Plaza, troppo autotune, però. Però rappato. Ha riempito bene. Sì, quindi tecnicamente, se dovessi ascoltarla magari in una lingua straniera, probabilmente no, è una canzone passabile, anche in radio, molto carina. No, no, a livello di musica ci è piaciuta un po'. L'aria che riprende poi degli anni 90. Canzone bella. Canzone ci sta. Vediamo. Vediamo che significato ci stiamo portando, visto che comunque è un target, ragazzi, Capo Plaza, poi, perché secondo me. Beh, da qua. Qua da un primo acchitto mi sembra una canzone da aspiranti malandrini. Aspiranti malandrini che è di buona famiglia, però. Sì, quindi comunque c'è un determinato tipo di malandrinaggine, ma. Malandrino a, però a part time. Quelli che in realtà poi in America sono quelli che vanno in giro a uccidere le persone dentro le case con i guanti di bianchi perché non si vogliono sporcare, soltanto perché quel sabato sera non avevano nulla da fare se non fare una malandrinata. Ma però va bene, andiamo avanti. Va bene. Mi sei sicuro che sta cosa la teniamo? Dobbiamo fare la cosa proprio. È molto tranquilla. Io ho detto che quel tipo di malandrino mi ricorda quello. Che non stiamo parlando di loro, però. No, no, assolutamente. Lungi da me nel dire che Gue Pequeño e Capo Plaza e tutta la cricca dei ragazzi che c'erano lì vadano a uccidere le persone nel sabato sera. Qualsiasi voglia persona. Sono tornato in piazza, dimmi ciao papà. Arrivo al club e saltiamo la fila. Sono con 40 ladri, Alibaba. Se mi tocchi scendono dal cielo dei parà. Rimo da quando... è bello, rimo da quando... Vabbè, è suo. Rimo da quando andava la maglietta dentro. Telefonini piccoli come gli accendini Bic. Sì, ti sento. Mi chiamano gli amici. Oh shit, che ora sono dentro. Tarantelle al cielo da una cifra di tempo. Oh, vieni qua, vieni qua, vieni qui, vieni là, ci vediamo lì. Tarantelle al cielo. Sì. Chiamerà qualche amico napoletano, probabilmente. E fra, nel vecchio Nokia sì c'era lo Snake. Ma fra i veri serpenti sta nell'iPhone 6. Questa è bella, questa è una bellissima rima. Nel 7, nell'8, oppure dentro l'X, spegni quel telefono quando G è nel mix. Mi rileggi la rima? Nel vecchio Nokia c'era lo Snake, ma i veri serpenti sono nell'iPhone 6. Vuol dire che nell'era in cui stiamo vivendo, sono i tuoi, adesso, sono i tuoi... i suoi contatti sono diversi dai contatti che aveva nel vecchio Nokia. Nel vecchio Nokia giocava con lo Snake, mentre adesso si relaziona con gente che ovviamente lo affondare alle spalle. Beh, interessante. Bella comunque. Bella. Voto le stesse bitches di Marco Carola, che non so chi sia. Non me ne frega neanche. Ma un amico suo magari, che ne so. E lei mi dice hola, non dice uela. Ed è Venezuela, flow nella stagnola. Da quando ero uno sbarbo con il Motorola. Della serie io spaccio il flow usando questa analogia dei malandrini. Da quando era piccolo lui fa le rime, capito? Giusto. Sbanco in Italia, faccio piovere negli USA. E qua riprende la teoria del caos, dove una farfalla in Cina può fare un uragano in America. Con gli occhi sempre a mandorla, sì, tipo Yakuza. Sì, con gli occhi sempre a mandorla, tipo Yakuza. E puoi trovare Gue fisso che champagne con sushi di piranha, sashimi di medusa, è bellissimo. Sì. Champagne lui. Champagne. Oh, però è un analogismo. No, no, va bene, va bene. È un neo-analogismo. Mi ci piace, no, ci piacciono. E frate, non confondermi con... ma magari a voi vi piace. E frate, non confondermi con quattro scemi. Non rappo per sentito dire, io c'ho quattro schermi. Ah, perché la mia voce è come un multisala. Cinema di strada, giro con i Savage. Lui canta per chi vuole vivere un certo tipo di strada. E non per i netturbini, ma solo per i malandrini. Ah, quindi sempre questo classismo, ovviamente. No, allora, classismo. Il mio pubblico. È una canzone che lui può scrivere tante canzoni perché Gue Pequeño sa scrivere. Sì, può scrivere di qualsiasi cosa. In realtà la capacità tecnica delle scrittura. Lui sta in fissa, è come quando tu vai a vedere un film di mafia. Sì. Non è che sei un mafioso. No. Stai in fissa a vederti Il Padrino piuttosto che Scarface, no? Ma non a me mi piace Il Signore degli Anelli, a te ti piace le cose che ti guardi tu di merda, guardi tu, come guardi tu? Non so, un po' tutti. Il Favoloso Mondo di Amelie, perché sei un po' così indie, no? Fa cagare, un film. Appunto, indie. Eternal Sunshine, dai. Ecco, caduto di la minchiata. Allora, non è che sei un malandrino vero. Allora, quando tu ascolti magari il metal, non è che sei uno che è un orco che combatte contro i draghi. Ti piace il fantasy, no? Ti piace. Il metal. Vorresti esserlo per un orco, no? In un immaginario. Allora, lui dice, io faccio musica come se fosse al cinema, come se fosse un cinema. Non è che sta incitando a delinquere. Ho capito, sta mostrando una realtà parallela a quella che in realtà potrebbe essere la sua vita, perché a lui vuole dimostrare come se fosse un film... quello, esatto, che racconta. Lui ha fatto un tipo, ma non per chi vorrebbe non essere, è, così non è un'istigazione a delinquere. Ho o comunque capito. Un mitizzare un certo stile di vita, perché sennò sei un paio, cioè non vali niente se non sei un malandrino. Bravo. Non perché, capito, ragazze, Gue Pequeño sta dicendo trovatevi un bravo guaglione, non un malandrino che poi vi prenda schiaffi perché è alterato da
X sostanze. Bravo, è quello che sta dicendo in questa canzone. Fa la vita da che ruba, spaccia, eccetera. Quindi mi raccomando, ragazzi, io stavo finendo di leggere. Ah, scusa, testo. Pensavo fosse finito. No, per nulla. Capo Plaza. Da Salerno a Milano, leva quel ferro di mano, vedi? Leva quel ferro di mano. Sì. Scherzo. Sto trappando come un narcos. Spendo soldi e li rifaccio. Perché i narcos è proprio trappano. Tu non lo sai. Aspetta, che stavo uscendo dal personaggio. Tu non lo sai, ma i narcos trappano un botto. Utilizzano il termine trap per dire spacciare la droga. Quindi c'è sempre questa cosa: lui aveva le rime nella stagnola e lui invece sta trappando come un narcos. Bravo. L'ho già sentita, questa roba, forse da sfera, ma fa niente. Ma fa niente. Solo gente vera. E vorrei sapere cosa vuol dire gente vera. Gente che dice sempre la verità? No, che sono reali, che non sono delle copie. Ah, copie che dicono tutte le stesse cose allo stesso modo. Bravo. Ok. Lui, solo gente vera. Ho capito. Ai piedi, Maison Margiela. Che sia una marca di scarpe, se no vuol dire sei che ha pazzo, una. Pazzo, non conosci mai Maison Margiela? No, a me piacciono le Circa come scarpe, la butto lì. Vieni con me stasera, chiama sul trappo, sono il contatto. Anche questa voce, sono il contatto, l'ho sentita svariate decine di volte. Sì, però sì, fa ma nulla. Anche da Cicoria già all'epoca. Però. Ora il mio nome lo sa l'Italia intera, anche questa cosa l'ho già sentita sempre da Capo Plaza. Voglio un Panamera. Ma okay. Adesso non è che devi dire ogni volta le cose che sei da Capo Plaza. L'ha già detto. Ora mia madre pago la crociera. Ora mia madre pago la crociera, scurt. Fino alla mia madre, fino a mia madre pago la crociera. Fino alla mia madre padre. Ora. Mia madre pago, l'avevo già sentita. Poi la crociera mi ha. Però la crociera scuola. Sgomma la. Sì, la nave. Sgomma. Tirrena. Seguite Schettino. Senti, l'ultima volta chi ha sgommato? Schettino, vai. Faccio lentino, poi io faccio lentino. Ora ogni giorno le scarpe nuove e una tipa diversa da ieri. Qua, credo che sia una papera la tipa. Oppure un qua lui. Una fata in completo di seta. La tua banda arretra. Milano Salerno Goodfellas, capito? Malandrini. Sì, però quelli bravi ragazzi. Sì. Se vedi che vai sempre a pensare cose per te. Non penso agli etero, sto fumando una vuvuzela. Pam pam. Senti che fastidio. Fuma in silenzio, gli dicono. Compati il bond. E lui dice: no, siamo tutti veri, non possiamo. Esatto, bello, mo prega. Non fermi sto cazzo di fiume in pieno. Sono rafferzativo. Plaza, sì, è il mostro. Uè. Non ti conosco. Wow. Il blocco è caldo e non trova riposo. Il ciel come squilla e non trova riposo. I miei sono al varco pronti a fare fuoco. Ben. Penso fuoco di rime però, eh. Eh sì, assolutamente. Non sono. Non sta parlando di mandrino. No, altrimenti sarebbe incitazione a delinquere e ammissione. Di colpa, esatto. Quindi non sta. Quindi come si questo, dice ragazzi. Quando ti costituisci. Oh, non infame. No. La cinta è Ferragamo. L'abbiamo scelto Ferragamo. L'avevo già sentito. Ferragamo e sman. I soldi in mano a sgam. Il cellulare sgam. Chiudiamo le conclusioni. Questa canzone è veramente una canzone che bellissima. Noi purtroppo... Perché abbiamo detto all'inizio la canzone è bella. Già. Tratta con delle iperbole le similitudini tra il rap e un certo tipo di vita di strada e di delinquenza, perché comunque il rap parla, vengono dagli strati bassi, anche se ha dei genitori ricchi, però fa niente. Però se uno tira un calcio in faccia a una persona poi... Non è più vero, lo condannano. Perché sei cattivo. Però se spari, bang bang, ti aspetto al varco e fai fuoco, figo. Non capite. Se... Quindi no schiaffi e calci ai concerti, sì bang bang nelle... Sì, sparare. Nelle... O spari console, o non fai casino a cazzo. Ho capito. Se no in America cosa ci dicono? Voi in Italia ti dato solo gli schiaffetti ai ragazzini? No, noi ci spariamo. Sanno che in America sono sempre più avanti di noi. Raga, Gue Pequeno ha fatto una cosa molto carina, molto americana. Infatti ma sembra quasi voglia termine. Sembra quasi voglia far vedere quanto lui sia avanti nella scena italiana, proprio facendo gangsta rap. Sì. E quindi noi possiamo solo che fargli i nostri migliori auguri per questo disco che andremo a recensire poi domenica. Sì. Anzi, scrivetelo qua sotto se volete che lo recensiamo domenica. O se volete se lo recensiamo con le camomille o con la speed. Sì, ecco, speed, hashtag speed o hashtag camomilla. Ecco, ma però seguito dal nome del disco di Gue Pequeno. Sì. Tra tutti gli argomenti che a cui poteva riferirsi e ispirarsi, essendo un'ottima penna Gue Pequeno, lui sta in fissa. Che penna? Perché lui sta in fissa con l'immaginario mafioso, sì. Ok? Pur non essendo mafioso. Assolutamente nessuno ha detto questo. Perché sarebbe reato sia accusare uno di essere mafioso che uno a se stesso in una canzone ammetterlo. Attenzione, sì. Nessuno qua vuole stare al di fuori della legge. In primis Gue Pequeno. Dai, andiamo tardi su. Capo Plaza, bravo. Capo Plaza, bravo. Bravissimo.
niente da dire, è molto bravo, ha sempre portato il suo personaggio che porta. Sempre novità. Abbiamo imparato anche a conoscere lo stesso personaggio. Anche nei testi sempre novità. Bravissimo, sempre innovativo. Ciao ragazzi, alla prossima!